Dunque, Fabrizio, la mia prima domanda è una domanda di Francesco Lanza ed è la seguente. Cosa ne pensi dei politici che indicano l'euro come causa di ogni male? Hanno ragione o cercano di indicare un bersaglio facilmente spendibile in campagna elettorale? Beh, sicuramente nell'ultimo anno abbiamo visto che durante le elezioni che ci sono state, soprattutto quelle in Grecia, che forse è il paese in cui si sta vivendo maggiormente la sofferenza derivante dalla crisi dell'Eurozona, i politici stanno spingendo, ci sono quelli pro-euro e quelli contro l'euro. Questo tifo, perché ormai stiamo parlando di tifo, in realtà non serve assolutamente a nulla, perché non è tanto un problema dell'euro in quanto moneta, perché ormai si è superata questa problematica. Il problema ormai è prevalentemente politico, che ci sono due aree, un'Europa che vuole maggiore integrità, maggiore integrazione, maggiore sviluppo delle caratteristiche dell'Unione Europea, e un'altra Europa che invece, cavalcando appunto le spinte populiste, come dire, la rabbia anche della gente nei confronti di ciò che non conosce, come molto, molto spesso succede, sta spingendo appunto per il ritorno alle valute nazionali. Questo l'abbiamo visto con il Syriza, il partito della sinistra radicale in Grecia, e anche in Italia lo stiamo vedendo con tutte le derive assolutamente populiste e senza senso di Beppe Grillo, ma la stessa Lega Nord e anche buona parte del PDL, che per appunto avvantaggiarsi in vista della campagna elettorale sta cercando di spingere verso un ritorno alla lira, comunque un ridimensionamento dell'Eurozona.